Quando questo tuo microfono e questo lo giro così poi forse è più Sì, agevolato. tanto lo so. E come lo mando avanti con questo? Rientrati? Sì, dai una voce, possiamo ora riprendere il workshop. La seconda parte è quella che, in cui vengono presentate alcune buone prassi. Non sono tutte, però ci fanno capire come si può supportare scelte di mobilità con la bicicletta per lo spostamento casa-lavoro. Comincia come da programma l'architetto Angelelli, che è Mobility Manager dell'Università degli Studi Roma 3 e che ha fatto molte cose in questi anni per la bicicletta, e forse è opportuno che vediate un po' di queste cose. Naturalmente lei ha, rispetto a noi che lavoriamo in uffici in cui ci sono appunto solamente dipendenti, ha anche un bacino di utenza che è quella degli studenti, e quindi i suoi progetti hanno riguardato anche questo bacino di utenza, anticipando forse quello che la norma ancora Non diceva in prevedeva. modo un po' relativo, che bisogna considerare chi utilizza questi i servizi. Passo la parola all'architetto. Buongiorno, sono Stefania Angelelli, Università Roma 3 e con molto piacere partecipo al convegno Lavoro Bici Sicuri, seconda parte, perché la prima parte è stata fatta all'università nell'European Mobility Week del 2014. Lì sono state buttate le basi proprio per avere la legge per l'assicurazione in itinere con la bicicletta. Sono stati invitati sia l'onorevole Zardini, che era uno dei promotori della legge, e per la prima volta siamo riusciti a far sedere ad un tavolo comune l'INAIL, che da lì diciamo che è nata tutto quanto il movimento, e sono contenta che siamo riusciti ad ottenere questa legge e che portiamo avanti altre innovazioni. Premettendo questo, volevo dire che anche sono la portavoce del Coordinamento Nazionale dei Mobility Manager Universitari. Per me è fondamentale che i mobility manager si riuniscano in una rete, che collaborino, perché si possono avere tante informazioni, si possono passare delle buone prassi. Per esempio, ringrazio l'ingegner Pasotto che tempestivamente ci ha mandato a noi, Roma, la circolare INAIL dell'infortunio in itinere, e che io ho potuto passare a tutte le università nazionali italiane, che hanno avuto piacere di averla. E come ho mandato questo messaggio, l'Università Bocconi ha rimandato immediatamente una lettera su una sentenza di Cassazione. E quindi questa osmosi, questo passaggio di informazioni è importante per tutti noi. Quindi vi invito a rimanere uniti, a partecipare per poter scambiarsi idee nuove e anche progetti e programmi. E, come diceva Giovanna Martellato, noi dell'università, che siamo stati eletti come mobility manager dei dipendenti, l'Università Roma 3 ha 1700 dipendenti, di fatto poi ci siamo occupati anche degli studenti, perché l'utenza più grande era 38.000 studenti, quindi non era l'importanza di sì, sono tanti i dipendenti, ma molto di più sono gli studenti. Quindi diciamo che da vari anni abbiamo cominciato a lavorare anche per quanto riguarda gli studenti. Vi presento l'Università Roma 3 in breve per chi non la conoscesse. Con questo? Ok. E sono 28 edifici. Noi non abbiamo un campus, ma siamo sparsi per l'università.
per la città nel quadrante sud. Diciamo che la maggior parte delle sedi sono nell'ottavo municipio, con qualcosa a Piazza della Repubblica e qualcosa all'ex mattatoio e a Madonna dei Monti. Comunque siamo sull'asse della metropolitana. La nostra problematica principale è il fatto l'ultimo miglio, il chilometro dalla fermata metro ai vari dipartimenti, alle varie facoltà. Per esempio c'è l'ex mattatoio che dista 2 chilometri e mezzo a piedi da Piramide e lì stiamo cercando continuamente di trovare soluzioni per poter agevolare gli studenti. Dal 2000 vado avanti, questo è il mobile manager. Tra le convenzioni attivate con il Roma 3 e Trambus ha anche attivato per i disabili, per gli studenti disabili. È una delle attività che il Mobility Manager svolge e viene fatta in concomitanza con Trambus. Ecco, la prima parte che ha riguardato le biciclette è stata il bike sharing gratuito istituito dentro l'università, nelle sedi universitarie. Sono 60 biciclette a prelievo automatizzato e proprio per aiutare gli spostamenti tra dipartimento e segreteria studenti, tra dipartimento e centro linguistico di Ateneo, tra dipartimento e mensa, e quindi per non far spostare i ragazzi con le macchine, con i motorini, ma per mobilitarli con la bicicletta. C'è una cauzione di 10 euro quando ti viene data la chiave, una chiave che ha ognuno, che poi restituisce quando va via dall'università. L'unico difetto di questo bike sharing, che va modificato e stiamo in via di modifica, è che dove prendi la bicicletta la devi rimettere a posto, quindi non è libero. E quindi ti può fare lo spostamento andata e ritorno, ma non puoi lasciarla in altre facoltà. Quindi per quanto riguarda il bike sharing c'è uno studio per cambiare, ormai è desueto, è dal 2006, quindi ha 10 anni già il bike sharing, le biciclette ormai sono anche desuete. Il nostro interesse sarebbe fare un bike sharing elettrico e libero, quindi poter migliorare il bike sharing dentro l'università. Un'altra cosa che abbiamo molto, come diceva Andrea Pasotto, che abbiamo molto fatto uno studio particolare sulle rastrelliere. L'università si è dotata di rastrelliere, ne aveva già abbastanza, ma erano le rastrelliere quelle basse, quelle che si trovano dappertutto, dove gli studenti ritrovano solo la ruota attaccata e la bicicletta era sparita. Quindi tra uno studio che hanno fatto come studio proprio nella facoltà di architettura, e si sono messi a studiare veramente come si poteva il miglior modo per legare una bicicletta, prendendo dal dove si vede sempre ad un palo, no? Le biciclette si vedono attaccate sempre a un palo, ai parapedonali. E la cosa importante è legare telaio, bicicletta e tutto quanto. Quindi noi abbiamo fatto proprio uno studio sia per quale rastrelliera acquistare e sia il posizionamento. È stato fatto per tutte e 28 le sedi, uno studio dove posizionare le rastrelliere, nel posto dove c'è più traffico, nel posto dove ci stanno le telecamere posizionate per dell'università. E devo dire che abbiamo abbattuto i furti, almeno dentro l'università, vediamo che sono sempre piene, sono sempre usate, le stiamo aumentando grazie all'Agenzia della Mobilità del Comune di Roma, che con loro stiamo organizzando, verranno date 20 nuove rastrelliere di 5 posti l'una da dislocare in tutte le sedi universitarie. Un altro progetto è stato Erasmus in bici. Noi abbiamo dai 300 ai 500 studenti l'anno che vengono dai paesi stranieri in Italia a studiare, e tutta la parte nordica sono abituati ad andare in bicicletta, e quindi in più venendo
dall'estero non hanno nessun mezzo di locomozione, certo non ti porti né la bici, né il motorino, né la macchina, cioè sei proprio appiedato. Già abbiamo questo problema per gli studenti fuori sede, ma a maggior ragione per gli studenti Erasmus. E quindi si è pensato di fare questo progetto, di farci regalare delle biciclette usate, chi vuole, di rimetterle a posto e di prestarle allo studente Erasmus, che quando va via ce la ridà, e quindi fare un giro virtuoso di prestito di bicicletta. È molto apprezzato, non è una nostra idea, io voglio dirlo, non è un'idea venuta da me personalmente, ma è stata portata da mio figlio, che è andato in Erasmus a Berlino e che hanno adottato da anni questo sistema, ed è molto apprezzato perché le bici, si è visto che dandole vengono anche migliorate, cioè dandola 6 mesi, 8 mesi, il ragazzo la tiene con cura, anzi molte volte la ridanno anche migliorata con la manutenzione e tutto quanto, quindi è molto positivo. Poi la cosa più importante che abbiamo fatto è questo progetto delle bici a Roma 3 insieme ad Enel Green Power e a Vodafone. Questo studio è stato portato avanti per 18 mesi su 30 biciclette elettriche. Sono stati scelti 10 studenti di ingegneria, 10 di architettura e 10 di economia, proprio per studiare le varie problematiche della bicicletta. Funzionava in questo modo: i ragazzi avevano H24, questa bicicletta elettrica che gli è stata data da Enel Green Power. L'unico loro obbligo era di tenere un diario di bordo, di dove ci andavano, di quello che ci facevano, quanti chilometri percorrevano, quanto ci mettevano a ricaricare la batteria, dove ricaricavano la batteria, quello che incontravano positivo e negativo andando in giro per Roma con la bicicletta elettrica. È venuto fuori uno studio molto interessante, e dobbiamo dire che da allora loro ci dicevano che venivano sempre fermati ai semafori a vedere, perché nessuno conosceva questa bicicletta elettrica, se ne conoscevano pochissime, e venivano fermati a chiedere se andava bene. E devo dire che adesso invece ne vedo abbastanza per Roma, c'è stato un incremento delle biciclette elettriche. I lati positivi sono che non si suda, non si fa fatica, si possono facilmente fare i 7 colli romani, perché tutti quanti quando gli chiedi di andare in bicicletta ti dicono ma Roma le salite, e invece con la bicicletta elettrica si può fare. Altro lato positivo che hanno trovato i ragazzi è di non mettere il casco, anche se noi gliel'abbiamo obbligato, però nelle biciclette non si mette il casco obbligatorio. Si passa anche nelle zone pedonali. La cosa divertente è che hanno fatto, partendo dall'Università Roma 3 ed arrivando a Ponte Milvio, sono andati con una bicicletta elettrica, con una macchina e con uno scooter, ed è arrivata prima di tutti la bicicletta elettrica, e vi spiego perché. Perché è potuta passare dentro via del Corso, via Piazza del Popolo, ha fatto tutta la via la via Flaminia, ed è arrivata a Ponte Milvio. Mentre lo scooter, anche se si destreggia molto bene nel traffico romano, non è potuto passare dentro, non la ZTL, passa nella ZTL ma non passa nei pedonali, nelle parti pedonali, e quindi è arrivato secondo, e poi la macchina è arrivata con molto ritardo. Da questi avevamo scelto queste 3 facoltà proprio per fare degli studi e delle ricerche anche collaterali. Per quanto riguarda architettura, oltre al problema delle rastrelliere, la scelta della localizzazione e della rastrelliera più idonea, è stato fatto, questa è un'altra cosa, poi ci ritorno, è stato fatto un progetto di rete ciclabile di Roma 3, cioè hanno cercato di unire tutte le facoltà con le piste ciclabili già esistenti e con i piccoli tratti di pista che avrebbero potuto far dimezzare proprio i percorsi.
erano stati individuati 2 o 3 punti che con il Comune di Roma stiamo cercando di verificare e di poter aprire. Non scendo nel dettaglio perché ci vorrebbe un giorno solo per spiegare questa cosa. Abbiamo qualche minuto. Ok. Poi l'altra invece la parte di ingegneria, hanno provato a fare un'app perché Vodafone ci aveva dato degli smartphone proprio per questa ricerca, proprio per potersi parlare, per poter prendere l'altimetro, avere internet sempre a disposizione, e quindi diciamo che l'università e che il progetto è andato avanti anche con questo uso dello smartphone, e da lì è nata anche un'app per le biciclette che ancora ho visto che è in fase di sviluppo. E poi un'altra cosa invece che è venuta, come faccio a tornare indietro, scusami, ecco, e con la società Frisbee, che era la ditta che aveva dato le biciclette elettriche, è stato fatto una convenzione di scontistica. Questa scontistica per il momento è a un certo livello di sconto, potrà essere abbassata ancora di più se Roma 3 ha in via di, ancora non siamo pronti, con una ciclofficina. Cioè l'Università Roma 3 vuole mettere una ciclofficina autogestita dagli studenti, dove può essere punto di ritrovo, dove possono avere la manutenzione della bicicletta. Ma la cosa più importante è che se noi riusciamo a far arrivare la bici non assemblata, cioè direttamente dalla fabbrica nella ciclofficina, possiamo avere una scontistica chiaramente molto più forte, e è il nostro interesse cercare di arrivare a questa, che è ancora in via di, non è ancora fatta, non è, e poi mi fermo. Perfetto. Altrimenti grazie. Grazie all'architetto.